Questo è il bar dove Alex, Daniele e Giulio si danno appuntamento. E li capisco, visto che qui ci lavora lei, Gloria, la donna della mia vita, anche se lei ancora non lo sa. Ciao belli, come per questi facci tristi? Io sto benissimo, sto per dare una svolta epocale alla mia vita. Gloria, portaci pure il solito. Ok, torno subitissimo. In realtà mi sono accorto che col mio ragazzo abbiamo pochi argomenti in comune. Lui è troppo patito di motociclette. Ma sto provvedendo a colmare le mie lacune. Ciao! Ciao, pupe! E il solito dove? Io donna, Vanity Fair, Vogue... Chi? No, a dire il vero oggi no. Prendo... due ruote. Sei sicuro? Sì. E poi... Bikers Forever... In moto? Oh, ma te senti bene? No, perché mi fai preoccupare. Per carità. E poi prendo tutti questi altri giornaletti dove vedo la foto di una moto. Vabbè, io te li vado a prendere, però proprio giusta giusta non me la racconti. Ho deciso di ampliare i miei orizzonti. Ampliare? Sì, vabbè. Il mio ragazzo in fondo non ha tutti i torti. Una storia deve avere un terreno comune, come dice Blair di Gossip Girl. Ecco a voi Ginger, Mojito e Shirley Temple. Grazie Gloria, sei veramente fantastica. Prego, adesso torno. Ma tu piuttosto? Io? Signori, voi non capite quello che mi è successo. Sono stato a casa dell'australiano a cenare. Ti ha mandato in bianco? No, no, anzi, qualche giochino l'abbiamo fatto alla Wii. È stata una serata interessante, anche se il momento più eccitante è stato quando abbiamo fatto quattro salti a Just Dance, get out the floor. Ragazzi, mi ha cambiato, veramente. E poi per sicurezza ho chiesto a Clara di farmi quella compatibilità astrale. La compa che? Giulio e Clara sono amici inseparabili. Lei dice di saper leggere le carte e Giulio sfrutta le sue presunte doti per gli scopi più nobili. Clara, ma secondo te quel ragazzo è gay? Ho deciso. Il barista della mensa deve essere mio. Non è che puoi fargli una fattura per farli innamorare di me, eh? Volta che mi piace qualcuno, quel cazzo di Seba si deve mettere sempre in mezzo. Non è che potresti fargli un voodoo, eh? Ma chissà perché ancora non mi ha fatto sapere niente. Forse perché è una ciarlatana. Chissà se Clara può prevedere che cosa mi succederà stasera. Oggi mia sorella torna dalla Francia e si è fatta un bel giro turistico della mia posta privata. Tu hai una sorella? E che tipo è? Ani! Daniele, mi fai il biglietto per Parigi che devo andare alla conferenza internazionale degli psicologi? È importante. Sì, certo. E ci mancava pure che non me lo facessi. È un attimo che finisco qui. Dani! La butti la spazzatura o devi restare a casa tutta la sera? Ora vado. Vabbè, guarda. Ci vado io che è pesante. Senti, però tu mi stampi la carta d'imbarco, almeno fai qualcosa. È un tipo un po' autoritario. Sapete, ho letto dei saggi che abbiamo a casa. Dicono che il carattere ossessivo e iperprotettivo di una madre o di una sorella possono determinare il tuo orientamento sessuale. Ma sai che io fossi in te mi leggerei qualcosa sul complesso di Giocasta, così, per... Io non ho mai avuto problemi con mia mamma. Quando l'ho detto di essere gay mi ha risposto: già lo sapevo. Anch'io con mia sorella ci vado d'accordissimo. E suo figlio che odio. Che palle, non c'ho voglia di affrontarla stasera. Quella ha scoperto tutto di me. Mamma, quanto sei paranoico. Basta, tua sorella e i tuoi compagni dell'università. Non siamo al liceo. Tanto non succederà niente. Ragazzi, temo di aver fatto un errore con le ordinazioni. Come? No. No, non ho fatto. Sì, niente. Hai fatto un disastro. Alex, tu non prendi meno Shirley Temple. Infatti. Ma un Bloody Mary? Veramente no. Mentre per voi due azzeccate, giusto? Sì, come fa a ricordarti sempre? È che siete i miei clienti preferiti, ecco come faccio. Pensa con quelli che non sopporto.
perché non ci facciamo mai servire da quel cameriere così bello e bravo? Quella sera Daniele era pronto al peggio con l'irritabile sorella, Viola. Ma stranamente... Buonasera! Viola, bentornata. Grazie. Ho preparato passiflora, camomilla e melissa. Non c'è il latte. Vabbè, ma tanto tu lo prendi col limone. O hai cambiato gusti? No. No, va bene così. Com'è andata a Parigi? Bene, grazie per stamattina. Se non fosse stato per quello, chissà quando avrei avuto il privilegio di sapere che... Che? Dani, ma che sono tutti questi silenzi? Io non sono il nemico. Ma che dici? Vabbè, magari ne parliamo un'altra volta. Sì, io sono stanco, vado a letto. Sì. Grazie. Nel frattempo, Giulio si era autoinvitato da Clara per un parere serio e autorevole su come comportarsi con l'australiano. Carretta bella, scusa l'orario, veramente sono incorreggibile. E tu piuttosto hai fatto quel piano astrale che ti avevo chiesto? Sì, Giulio, te l'ho fatto. Quindi... Però c'è l'ammontare dei parallelismi che è esorbitante. Sì, ho capito, ma c'è futuro tra me e l'australiano? Ma non saprei. Come? No, è che io ho provato dal settore ascendente, poi... a scendere e anche a seguire le traiettorie e gli influssi dei pianeti sui vostri segni, sì, ma... ma la situazione di Marte in Venere nel Leone è nebulosa. Ascolta, guarda, è veramente tutto molto bello, intelligente quello che dici, brava. Però che faccio quando vado a casa sua? Lo bacio? Ma Giulio, tu non puoi prescindere dagli insegnamenti della teosofia e cerca di capirmi, mettiti nei miei panni. Io non posso azzardare, non posso dirti delle cose che potrebbero capovolgere il corretto e dinamico flusso di energie planetarie nella tua vita. La tua porta ancora non è pronta. Insomma, Claretta! Claretta, senti, ascolta, io voglio solo sapere che faccio quando vado a casa sua. Ci provo o non ci provo? Provaci. Sì! Che bello, quanto tempo ci hai messo a dirmelo? Sono contentissimo, io mi dubbi. Invece Alex si apprestava a recuperare il video interrotto la mattina, ma la sua mente era altrove. È proprio rosso vivo, caldo. Poi mi piaceva l'idea di mettere un'altra tonalità che donasse luce. Era una combinazione conturbante, ma poi la usavo tutti i giorni e come tutti i giocattoli che si usano tutti i giorni, si è rotto. Per cui mi sono detta basta, se no diventavo ripetitivo. Ehi, ma dove hai la testa? Lo so, Steffi, perdonami, è che ora sono fidanzato e innamorato, pensavo al mio lui. Alessandro Salvatori, innamorato una cippa lippa. Te lo dico io che cosa ti succede. Pensavi di trovare il principe azzurro e invece ti sei accorto di stare con un fannullone. Ma ora smettila di fingere che vada tutto bene. Steffi, ti stai sbagliando. E comunque io ora ti volevo solo consigli sul make-up, ok? Nega pure l'evidenza, mascarino. Ma ricorda, non ci sono trucchi che possano coprire chi sei. Dicono che il 3 sia il numero perfetto. Vale anche per l'amicizia? Scopritelo insieme a me, grazie ad Alex, Daniele e Giulio. Cosa? Vi chiedete chi sia io? Beh, questo è un mistero che vi svelerò la prossima volta. O forse no.